A scalfire la corazza dei ragazzi di Coach Salvemini, autori al momento di un super percorso netto, 24 punti, e che non dimostrano segni di appagamento o rilassamento. Un autentico Golia in questo campionato, e con i padroni di casa nella migliore striscia positiva della stagione e con il morale a mille dopo la vittoria all'overtime di Teramo, nel ruolo di un Davide che proverà a guastare il giocattolo perfetto. Amici sportivi appassionati della palla spicchi come me, benvenuti al Palle Tricalle Sandro Leombroni di Chieti per l'incontro valevole per la 14ª giornata campionato Serie B, Girone C, Old Wild West, tra gli ospiti della Cestistica Sansevero e la nostra Europovini. Ad accompagnarvi in questo
autentico big match della 14ª giornata. Ci sarò io, Federico Candeloro, coadiuvato dalle riprese di Massimiliano Brutti. 1:30 quindi, come abbiamo detto all'inizio, di questa vera e propria partita clou di questa 14ª giornata, penultima partita del girone d'andata di questo girone C, davanti agli occhi di un Palatricalle riempito, chiamiamola percentuale di riempimento superiore all'85%, con una foltissima rappresentanza daunia proveniente da San Severo. Veramente si parla veramente più di 200 spettatori. Ottimo il colpo d'occhio del Palatricalle Sandro Lombroni oggi. Siamo già alla palla 2. C'è nel frattempo un applauso e anche standing ovation per Carlton Myers. Oggi qui al Palatricalle, amico della società, amico del presidente, presidentissimo Marchesani. Siamo quindi, come abbiamo detto prima, alla palla 2. C'è Antonelli, Stanic nel spet di 1, c'è Razzano, Ruggero. E col numero 16 Scarponi, completamente giallo, numeri neri per la cestistica San Severo. Per quanto riguarda invece l'Europovini, con ormai la scaramantica, canotta nera che doveva essere di trasferta, si è trasformato in un autentico amuleto da quando è apparsa sul parquet del Palatricalle Sandro Lombroni. 3 vittorie consecutive, usata sia dentro che fuori senza nessun problema, autentico veramente amuleto per i ragazzi di Coach Cohen. Quintetto per l'Europovini con Ponziani nel ruolo di 5, di Carmine, Gueye, Capitan Poppi, Gialoreto e Di Emidio. Palla 2 quindi tra Antonelli e Ponziani. Ultimo incontro dell'anno, appena partito, primo possesso per i colori di casa nero-rossi. Di Emidio, sulle sue tracce c'è Stanic, ancora Di Emidio, scarica fuori per Gialloreto, c'è il blocco forte di Ponziani, prende il tiro Poppi Gialloreto, primo ferro, c'è il rimbalzo subito di Stanic, pronto a guidare la transizione di San Severo, prende il tiro forzando Rezzano, c'è subito il fallo sul tiro, saranno 3 tiri liberi per la cestistica San Severo. Subito abbiamo visto la qualità di transizione di Nicolas Stanic e il passaggio consegnato nelle mani sapienti del numero 8 Massimo Rezzano, 2,5 m, senza paura di tirare da 6,75 m, un autentico flagello di Dio anche dai 6,75 m. Terzo tiro libero, 2 andati a segno per il numero 8 di Coach Salvemini. Si riparte con Di Emidio, sulle sue tracce c'è Stanic, l'uscita di Gueye, prende il tiro, 6,75, secondo ferro non va, ricicla in attacco Di Emidio, prende il fallo di Antonelli, andrà in lunetta Di Emidio. Prima gita in lunetta anche per il
Play numero 13 di Coach Cohen, realizza il primo. Realizza anche il secondo. Edo supera il centrocampo. Stanic ignora completamente il blocco di Antonelli, ancora ribalta per Scarponi, che poi serve Antonelli, spalla a canestro, ancora un tiro fuori per Scarponi, primo ferro, non va, c'è il rimbalzo di Rizziero Ponziani che serve Gialloreto e fa ripartire la transizione di Chieti. Gialloreto, Ponziani, fino in fondo, Rizziero Ponziani, primi due punti del centro dell'Europovini. Ancora la palla sull'angolo per Ruggero, Stanic ancora Ruggero dall'arco dei 6,75, sulle sue tracce c'è Gueye, 7 secondi per l'azione offensiva, ancora Antonelli, c'è il piede, Antonelli protesta per un evidente fallo di piede non ravvisato dall'arbitro, c'è Di Emidio tutto solo, prende il tiro, primo, ferro, non va. Si riparte con la cestistica Sansevero e con Stanic, porta il pick and roll, Antonelli si butta dentro, Stanic ancora esita, poi va sotto da Antonelli, più classico dei mismatch, e risolve con due punti facili. Di Emidio sfrutta il blocco di Di Carmine, ancora Di Emidio, Ponziani, Osman Gueye per Ponziani, va dentro, ancora Ponz, voleva un fallo, non è dello stesso avviso l'arbitro, siamo già dall'altra parte, lasciato talmente solo che non poteva sbagliare Massimo Rezzano, di nuovo vantaggio Sansevero quando sono appena passati quasi tre minuti all'inizio di questo primo quarto. Gueye spara ancora da 6,75, non realizza, secondo errore dai 6,75 per Osman Gueye. Stanic, Rezzano, ancora mismatch di Rezzano, lo aiuta Di Carmine, raddoppiato, prende il tiro, il rimbalzo del guerriero Rizziero Ponziani, transizione di Chieti con Osman che alza la parabola e realizza il nuovo pareggio dell'Europovini, impatta sul 6 Chieti, si alzano i decibel, si alza il tifo del Palatricale Alessandro Lombroni. Stanic mid jump, prende il tiro, secondo ferro non va, Antonelli ancora una seconda opportunità che non riesce a concretizzare, siamo già dall'altra parte, ruba la palla Stanic, va in campo aperto, gira sul perno, serve poi l'extra pesa, ancora il passaggio per Stanic che prende e spara e non realizza da 6,75. Bellissimo comunque il fraseggio di Sansevero, veramente una squadra che non è prima, è a punteggio pieno per sbaglio, veramente una signora squadra, una lunghezza, una profondità di roster veramente invidiabile. Ruggero prende il tiro, fallo in attacco di Antonelli, secondo fallo per lui. Scusate, primo fallo di Stanic, pensavamo che il fallo fosse di Antonelli, che infatti si stava preoccupando e non poco, essere gravato di due falli dopo neanche 5 minuti dall'inizio della partita. Conciliabolo tra i due arbitri, perché ci sarà sembrato veramente che il fallo fosse attribuito giustamente ad Antonelli, infatti così è, il fallo è di Antonelli, secondo fallo, vera tegola che scende sulla testa di coach Salvemini, si butta dentro Gueye, spende il fallo, Scarponi
Andrea Lunetta, The Killer, Osman Gueye. Cambio per le file della cestistica Sansevero, esce Antonelli gravato di due falli come abbiamo appena detto, entra Di Donato. Va Osman in lunetta. Realizza il primo. Senza paura il numero 44 di Coach Cohen. Due su due per Osman Gueye. Si riparte con Stanic, si riparte quando mancano 5:27 al termine di questo primo quarto nel big match della 14ª giornata. Europovini, cestistica Sansevero, Stanic, ancora Stanic, scarica per Ruggero, ancora Ruggero, insistito, prende il tiro, grandissima la conclusione di Antonio Ruggero. Primi due punti, ancora impatta sull'otto. Sansevero, siamo già dall'altra parte con Osman Gueye. Il passaggio consegnato nelle mani di Emidio, scarica fuori per Poppi! Giallo reto! La bomba del capitano! Di nuovo contro sorpasso Chieti, si butta dentro ancora Ruggero. Riporta Sansevero a meno uno. Bellissima l'intensità di questo primo quarto, veramente ottime l'intensità e bellissime le scelte offensive e anche difensive dell'Europovini a giocarsela alla pari con una signora squadra. Fallo di Rezzano, si lamenta giustamente, mi sento di dire, la tifoseria ospite. Sembrava una banale palla persa sul giro sul perno, non è stato così, sicuramente meglio piazzato di noi il primo arbitro che ha sanzionato il fallo. Situazione falli che si comincia a fare preoccupante se ragioniamo sull'ottica dei quattro quarti. Sono già due falli per Antonelli che in panchina, Rezzano, Scarponi. Ancora Ponziani che si aiuta con il ferro, riporta Chieti a più tre. Ruggero cerca l'isolamento sulle sue tracce, c'è Gueye, ancora Ruggero sfrutta il blocco, ancora si butta dentro Di Donato, scarica fuori per il tiro da 6:75 di Rezzano, ricicla bene la palla Sansevero e Scarponi realizza ancora il meno uno per i Sanseverini. Giallo reto di Emidio, la palla è per Di Carmine, ancora Di Carmine, spalle a canestro, 5 secondi, fade away, primo ferro non va, il rimbalzo nelle mani di Nicolas Stanic. Siamo già dall'altra parte con Stanic, prova la palla dentro per Rezzano, si gira, sfrutta tutti i suoi centimetri e tutti i suoi chili e realizza il nuovo sorpasso di Sansevero, 14 per gli ospiti, 13 per chi attacca in questo momento i padroni di casa. Di Emidio viene a portare il blocco Ponziani, ancora Di Emidio, sporcata la palla da Stanic, ancora ribalta sul lato debole, ancora l'extra pass, ancora il tiro facile Di Donato, realizza il più tre Sansevero. C'è il time out chiesto da Coach Cohen
per parlarci su quando mancano 2 minuti e 31 al termine di questo primo quarto, che francamente è assolutamente in equilibrio. Se andiamo a vedere anche le statistiche di percentuale al tiro, magari le percentuali al tiro di Chieti sono un po' inferiori contro quelle di Sansevero, che fa delle soluzioni al tiro magari un po' migliori, cioè un 53,8% per Sansevero contro il 36,4% di Chieti, vittima Chieti anche delle scelte non proprio molto felici al tiro dai 6,75. C'è solo un 1 su 5, l'unica bomba è firmata da Capitan Poppy Gialloreto, che ha firmato i suoi unici 3 punti al momento, molto più diciamo un basket più attento quello di Sansevero. C'è un 7 su 10 da 2, tante cose ben fatte, piccole cose, i 2 su 2 di Ruggero, l'1 su 1 di Scarponi, il 2 su 2 di Rezzano. Stiamo parlando sempre di una super 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 squadra. Si scalda anche il pubblico ospite. Riparte quindi, dopo il time out, la Teate di Emidio. Bellissimo il taglio di Poppy, che se ne rammarica, scappa anche il pallone dalle mani. Era bellissimo il taglio del capitano dell'Oro Povini. Siamo già dall'altra parte con Ruggero, si butta dentro, scarica per Stanic, ancora extra pass. Fallo del numero 44 Guay, primo fallo per lui. Si ripartirà con 14 secondi per l'azione offensiva di Sansevero, nelle mani di Rezzano, di Donato, ancora 5 fuori, prende il tiro Nicola Stanic, c'è il rimbalzo del più basso in campo, Fabrizio Poppy Gialloreto che parte, guida la transizione ancora di Carmine. Gueye ancora sfrutta il blocco di Ponziani, si va dal lato debole, ancora Ponziani, spalle a canestro, 8 secondi, Ponziani alza il gancio, non riesce a realizzare. Stanic si va da Rezzano, quasi palla persa, riesce a riciclare con una magia la palla, consegna per Ruggero, 7 secondi, Ruggero esita, prende il tiro cortissimo, ancora ricicla, ancora da 3, il rimbalzo poi finale è di Ponziani. Ma che rischio, signori, che rischio per l'Oro Povini. Un minuto al termine del primo quarto, Gialloreto di Carmine, ribaltellato, va da Poppy, 6 secondi, 5 per l'azione offensiva, ancora il tiro forzatissimo del capitano. E questa è anche una delle bravure di Sansevero, perché non è solo prima per il suo attacco strabiliante, ma è anche la miglior difesa con 771 punti subiti. Assist di Stanic per Ruggero, sesto punto personale, più 5, è l'ultimo tiro di questo primo quarto e sarà targato Euro Povini. Di Carmine, di Emidio, mi jump da 2, primo ferro non va, ricicla, va ancora sotto, c'è il rimbalzo di Ponziani, ancora di Carmine, Gialloreto da 3 punti, la bomba del capitano, riporta Chieti a meno 2, termina il primo quarto. Se cominciamo così non arriviamo vivi al termine di questa partita, veramente partita per cuori non forti di più. 16-18 al termine del primo quarto qui al
Paladrica Alessandro Lombroni tra l'Allianz Pazienza Cestistica San Severo e la nostra Europovini Chieti. Ultima bomba di Capitan Poppy Gioloredo, che firma il suo sesto punto personale e realizza quindi, riesce ad arginare in parte le migliori soluzioni offensive in questo primo quarto della Cestistica, che indubbiamente, non mi stancherò mai di dirlo, è una squadra, dire ottima mi sembra anche riduttivo, è una squadra fatta apposta per dominare questo campionato. Dopotutto ha dei giocatori che fanno pentole e coperchi, Rezzano, Stanic, Piccone, Antonelli, anche se gravato già di due falli. Potrebbe essere questa una grandissima pecca per coach Salvemini, avere il centro titolare gravato di due falli dopo solo un quarto. Potrebbe fare tutta la differenza del mondo. Rinizia quindi il secondo quarto qui al Paladrica Alessandro Lombroni. Ricordiamo il risultato: Europovini 16, Cestistica San Severo 18. Rientrano i quintetti in campo. C'è Rezzano, Stanic, Di Donato. Non riusciamo. Sì, Ruggero. Per quanto riguarda invece l'Europovini, entra sul parquet Valerio Staffieri e Paolo Rotondo, c'è Guei e Di Carmine e Di Emidio. Scusate, avevo dimenticato Scarponi. Si riparte quindi con la palla nelle mani di Nicolas Manuel Stanic. Manuel Stanic, autentico talismano per San Severo. Per lui tre promozioni consecutive. Si riparte quindi, Stanic ancora prende il tiro senza ritmo, non riesce a realizzare, siamo già dall'altra parte con Osman Gueye. Di Emidio si va da Di Carmine, che prova un lob mancino, non riesce ancora la zona. Prova ancora la zona l'Europovini. Di Emidio, Stanic, c'è l'uscita di Donato. Ancora si va per il tiro pesante di Rezzano, che non si lascia pregare. Prende, tira, spara e realizza i primi tre punti di San Severo in questo secondo quarto. E riporta San Severo a più 5. Si butta dentro Valerio Staffieri. E poi c'è il passi sanzionato al numero 40 Paolo Rotondo, dopo la bellissima zingarata di Valerio Staffieri. Si ripartirà quindi, palla persa, si riparte dalle mani di Donato, che dà per Stanic. Riparte quindi l'azione della Cestistica. Stanic scarica per Rezzano, ancora fuori da Ruggero. Di Donato, Stanic, sulle sue tracce c'è Gueye, ancora Stanic fuori per il tiro pesante di Scarponi da tre punti. Prova a fare il solco l'Allianz Pazienza Cestistica San Severo, parziale aperto di 6-0 in questo inizio di secondo quarto. Prende il tiro, è un airball quello di Valerio Staffieri,
Stanic, no look pass per il tiro pesante ancora di Scarponi. Più 11 San Severo. In un amen è scattato il click nei ragazzi di Salvemini. Più 11, veramente in un amen. Gueye fino in fondo. Realizza il suo sesto punto personale. Ma come avevamo detto in fase iniziale del match, lo sapevamo dall'inizio, San Severo vive di queste fiammate e vive anche del tiro pesante. Nel frattempo c'è il fallo sanzionato a Di Donato, primo fallo per lui. Rientra capitan Popiccio Loreto, esce Di Emidio. Vediamo se Chieti riuscirà a tenere botta e provare a arginare questa fiammata veramente di cattiveria, di personalità della cestistica. Queste tre bombe consecutive che sicuramente non hanno aiutato. Il possesso è per Chieti, l'ultimo tocco è di Ruggero, si ripartirà con 10 secondi per l'azione offensiva per ragazzi di coach Cohen. Di Carmine, Gialloreto, ancora Poppi, riesce a salvare la palla dall'infrazione di campo, si butta dentro Di Carmine. L'ultimo tocco è proprio dello stesso numero 5 di coach Cohen, che si lamenta, voleva un fallo, non è dello stesso avviso l'arbitro. Cambio per San Severo, esce Ruggero, entra Sodero. Si abbassa quindi il quintetto di coach Salvemini. Risultato ancora fermo sul parziale di 18 per i padroni di casa, 27 per gli ospiti. Figlio risultato di quelle tre bombe consecutive. Ancora il tiro da 6,75 preso da Scarponi, ancora Scarponi 6,75, senza paura, ancora una bomba. Trentesimo punto per San Severo, 30 per gli ospiti, 18 per i padroni di casa. Si va da Rotondo, spalla a canestro, sulle sue tracce c'è Rezzano, si gira sul perno e realizza con la complicità del ferro. Meno 10 per i padroni di casa, 20 per chi difende, 30 per chi attacca gli ospiti. Stanic viene a portare il blocco Rezzano, ancora Stanic va sul lato debole, prende l'ingresso, prende il tiro, primo, secondo ferro non va, il rimbalzo di Usman Gueye che guida la transizione, c'è il blocco di Rotondo, ancora fuori da Di Carmine. Ribalta per Valerio Staffieri, dentro fuori, anche sfortunatissimo Valerio. Ancora Casellino, immacolato per lui, 0 punti. Stanic ribalta fuori ancora per il tiro pesante di questa volta Di Donato, non riesce la conclusione dalla lunghissima distanza per il numero 14 di coach Salvemini. Dietro la schiena di Osman Gueye, l'ultimo tocco è della difesa di San Severo. Cambio, rientra Antonelli, entra Di Emidio per Di Carmine. Alza di nuovo il quintetto Salvemini, rimette il suo numero 5 titolare.
Gialloreto prende l'ingresso per Rotondo, la stoppata imperiosa di Antonelli su Paolo Rotondo. Siamo già dall'altra parte, Stanic gira sul perno, non riesce a realizzare, ma c'è il fallo speso da Staffieri che deve stare veramente molto molto attento. Cambio, esce Paolo Rotondo, rientra Rizziero Ponziani. ...14 secondi in attacco, rimessa per Sansevero. 5 minuti al termine del secondo quarto. Stanic si butta dentro, ferma il palleggio, scarica fuori per Scarponi, ancora Stanic, ancora Sodero, ancora fuori da Di Donato, prende il tiro da 2 punti, non va, il rimbalzo è marcato Valerio Staffieri. Di Emidio raddoppiato, c'è il fallo ancora. No, questa volta il fallo è di Stanic. Se ne rammaricava anche Antonelli, pensava che il fallo fosse suo e lì era terzo fallo. Sarebbe stata veramente una beffa per il forte centro ex Bisceglie. Prende il tiro a 6.75, Di Emidio non va, riparte a transizione a tutta velocità di Sansevero. Stanic ferma il palleggio, scarica ancora, va sotto, c'è il fallo di Valerio Staffieri ancora sull'entrata di Sodero. Secondo fallo per lui, andrà in lunetta Di Donato. Entra nel frattempo con il numero 2 Piccone, classe 98, una play guardia di 1,82 per 78 kg. 5 punti di media, un assist a partita, le sue medie in queste 14 prime giornate di questo campionato. C'è il rimbalzo, non c'è il tagliafuori, si va ancora dall'assist di Stanic per Antonelli, prende il tiro allo scadere dei 24, ancora il cronometro riciclato a 14 secondi. Chiede l'isolamento, prende il tiro da lontanissimo, non riesce a realizzare Sodero. Si riparte con la transizione dell'Oropovini con Gialloreto. Staffieri, Gueye, Ponziani, Poppi si butta dentro, va da Ponziani che gira sul perno, passi, muove il perno. Time out richiesto da coach Cohen per parlarne su e per uscire anche dall'impasse dei soli 4 punti segnati in questo secondo quarto, dopo un primo quarto comunque di buon livello, di buona intensità, a tenere giustamente l'intensità, scusatemi la ripetizione, della cestistica, una squadra che fa del carattere e della voglia di difendere fino all'ultimo centimetro tutto, come avevo detto prima, non solo il miglior attacco ma anche la miglior difesa, e se la migliore attacco stacca i biglietti e fa venire la gente al palazzetto, la miglior difesa fa vincere partite e campionati. Ancora continuano le proteste di coach Cohen nei confronti del primo arbitro, catechizza i suoi anche coach Salvemini. Si riparte quindi dalla rimessa per Sansevero nelle mani del numero 2 Piccone.
pressione a tutto campo di Chieti. C'è Gueye sulle tracce del numero 21 Sodero, riesce adesso a superare il centrocampo Stanic. Gioca l'alto basso, l'ultimo tocco è di Ponziani, sarà rimessa per Sansevero, 8 secondi per l'azione offensiva. Piccone di Donato, si butta dentro, passi di Donato nel momento in cui ferma il palleggio, muove il perno, esattamente la stessa lettura della chiamata di passi di proprio un'azione fa a Ponziani. 3 minuti quindi al termine del secondo quarto e all'intervallo lungo, prende la bomba Osman Gueye, cortissimo il tiro di Us. Si ripartirà quindi con la rimessa per la cestistica, sporcata la palla di Stanic da Di Emidio. Più 11 per gli ospiti, 31 Sansevero, 30 per i 20, scusate, per i padroni di casa. Stanic, ancora l'uscita di Sodero, c'è Stanic ancora, aperta il blocco Antonelli, Stanic 7 secondi, ancora il blocco pick and roll di Antonelli, prende il tiro senza paura di Donato. Più 14 Sansevero, ancora una bomba di Donato, 6° punto personale. Raddoppiato Gueye, si va da Staffieri, poi da Di Emidio, c'è il fallo questa volta al 100% di Antonelli, terzo fallo per lui. Rientra Rezzano, si va a sedere sconsolato, testa china per il centro di coach Salvemini. Partita veramente condizionata dai falli. Si riparte quindi con la rimessa per Capitampo Pigioloreto. Staffieri, Gueye, ancora Gueye, voleva il fallo, rischia la panchina di Chieti il tecnico. Si riparte con Stanic, ancora Piccone, Rezzano, Piccone prende il tiro, 6.75, ancora fallo di Staffieri, ancora 3 tiri liberi per la cestistica. E cambio subito, rientra Di Carmine proprio per Staffieri, 3 falli per lui. Male l'approccio alla partita di Valerio Staffieri, meno 2 di valutazione in 8 minuti, 3 falli che indubbiamente condizionano la sua partita. Questa delle 3, la chiamata più sanguinosa su un tiro veramente senza peso, senza forza, che sarebbe arrivato anche cortissimo. Va Piccone in lunetta per 3 tiri liberi. Realizza il primo. Massimo vantaggio Sansevero, più 15. Realizza anche il secondo. Percorso netto quindi per Piccone, 3 su 3 per lui. Più 17. Si butta dentro fino in fondo, non riesce a realizzare
di Emidio, siamo già dall'altra parte con Stanic. Di Donato gira sul perno, scarica dal lato debole, ancora per Sodero. Di Emidio prende il tiro, Stanic 6-75. Prende, spara e realizza più 20 Sansevero quando mancano 65 secondi al termine del secondo quarto. Il solco è stato segnato. Vediamo se risponde il capitan Poppy Giallorieto come nel finale del primo quarto. Non va la tripla del capitano. Ancora la bomba di Stanic e questa volta gli dei del basket non sorridono al forte numero 7 italo argentino di coach Salvemini. Il fallo è del numero 21 Sodero, primo fallo per lui. Giallorieto, Gueye, Giallorieto di Carmine, Giallorieto ancora, l'uscita di Gueye ignorata, si va da Di Emidio, 12 secondi per l'azione offensiva, si gira sul perno, gira, step back, realizza Edoardo Di Emidio, time out richiesto da coach Giorgio Salvemini. Vanno in panchina tra gli applausi convinti e vorrei vedere bene della cestistica Sansevero in un parziale veramente di altissimo livello, 22-6 in questo secondo quarto per i ragazzi di Salvemini. Andiamo a snocciolare un po' le statistiche, 6 su 16 dalla linea del 6,75, 8 su 16, un tondo tondo 50% al tiro da 2, 6 su 8 alla linea della carità, con anche diversi svarioni palesi come per esempio il fallo di Staffieri per il gioco diciamo da 3 punti, 3 tiri liberi realizzati, presi e realizzati dal numero 2 Piccone, che dopo tutto sono i suoi unici 3 punti. Se andiamo a vedere poi i punteggi, ci sono 6 punti di Donato, 3 di Stanic, 9 di Rezzano, 3 di Piccone, 6 di Ruggero, i 2 dello sfortunatissimo Antonelli e 11 del top scorer al momento della contesa, cioè Scarponi, autore di 11 punti. Ancora un time out richiesto da coach Salvemini. Percentuali al tiro che sorridono di gran lunga a Sansevero, 43,8% per i ragazzi di coach Salvemini contro il 29,6%. Statistica più preoccupante per l'Europovini è il 2 su 11 da 3 punti, una statistica che veramente stride con la partita, perché dopo tutto nel primo quarto Chieti c'era, nel secondo quarto è uscita prepotente la qualità, le uscite dei blocchi, il tiro dalla lunghissima distanza di Sansevero che l'ha portata a questo risultato, e con un secondo quarto veramente di alto livello. Prende il tiro ancora Rezzano, non riescono a fare box out ancora l'Europovini. L'ultimo tocco è del numero 20 Ruggero. Gli ultimi 3 secondi di questo secondo quarto.
saranno per l'Europovini. Nel frattempo il secondo arbitro è andato a minacciare, a redarguire con un richiamo ufficiale la panchina di Chieti. Non accetterà nuove proteste da coach Piero Cohen. Alla prossima protesta scatterà il tecnico. 3 secondi quindi per l'Europovini. Guaiè, un secondo da centrocampo, Staffieri al limite della preghiera, termina il secondo quarto, si va all'intervallo lungo quindi, 22 per i padroni di casa, 40 per l'Allianz Pacenza cestistica San Severo. A risentirci a breve per la telecronaca del terzo quarto, sempre qui dal Palla Tricalle, Sandro Lombroni di Chieti. Torniamo quindi dal Palla Tricalle, Sandro Lombroni, per la telecronaca di questa sfida odierna tra l'Europovini Chieti e l'Allianz Pacenza cestistica San Severo, con il risultato al momento che vede gli ospiti in vantaggio 40-22, con un'analisi della partita di questi primi due quarti che vede il secondo quarto di San Severo a fare un po' da clinic di tutta la partita, con quel parziale aperto di 12 punti a inizio secondo quarto e con il finale poi di 22-6 con solo 6 punti realizzati dall'Europovini nel secondo quarto a scavare il solco, come dicevamo prima in telecronaca, tra i ragazzi di coach Salvemini e quelli di coach Cohen. Vediamo come escono i ragazzi da questo intervallo lungo e vediamo che tipo di intensità metterà la squadra nel provare a ricucire uno svantaggio che al momento la vede sotto e con merito, perché non si può senz'altro fare solo 6 punti in un quarto, al di là della bravura sicura e senza paura di essere smentito di San Severo. Riparte quindi la contesa, terzo quarto, Ison, Di Emidio, Gueye. Si va da Di Carmine che sfrutta il suo movimento, spalla canestro su Stanic e realizza i primi due punti del terzo quarto. Sono firmati Griffati, Europovini Teate. Si butta dentro Ruggero, va da Rezzano, non riesce a realizzare Gueye. Passi di Gueye sullo scarico per Ponziani, non si ferma in tempo. Stanic, al limite del gioco da tre punti sull'alto basso di Stanic per Rezzano, sarà solo due tiri liberi per il numero 8, classe 82. In più Di Emidio su questo fallo ha preso anche una brutta botta, avversario un osso non duro, durissimo, forse anche di più, 2,38 metri, un giocatore veramente con un tonnellaggio diverso, una cubatura anzi diversa. Bellunetta quindi per il primo tiro libero
2 su 2 per Rezzano, undicesimo punto personale di Emidio. Di Carmine si butta dentro, finta e va fine in fondo Gianluca Di Carmine. 26esimo punto per loro Pavini. Si butta dentro sulle sue tracce Cegway, va ancora fuori da Stanic. 10 secondi per l'azione offensiva. Stanic la scarica fuori, la recupera Di Carmine, fine in fondo Gianluca Di Carmine. 28esimo punto per l'Euro Pavini. L'intensità è quella giusta, la personalità all'uscita dal intervallo lungo non è mancata. 6-1 in questo principio di terzo quarto. Vada Poppi, Gialloreto, attenzione, 31esimo punto per l'Euro Pavini, riporta i padroni di casa a meno 11 ed è uno strappo di personalità questo inizio di terzo quarto, come a volersi scusare con il proprio pubblico di un secondo quarto veramente scellerato. 9-1 in questo terzo quarto, la bomba di capitan Poppi Gialloreto a suggellare questa nuova forza. Ci pensa anche il Palatrigalle con il coro assordante dei supporter biancorossi di casa. Si riparte da Stanic. L'uscita di Ruggero. Ancora Ruggero, scarica fuori per Rezzano, prende il tiro. Canestro valido più fallo in attacco di Donato. 14esimo punto per Rezzano, si ripartirà con la rimessa per i padroni di casa, al momento in svantaggio di 14 punti quando mancano 7:40 al termine del terzo quarto. Di Emidio, Gueye sulle sue tracce, sempre Ruggero. Gueye smette in proprio, prende, spara, non realizza il rimbalzo di Donato. Riparte la transizione di San Severo. Rezzano, Ruggero per Stanic, ancora il blocco di Ruggero, palla dietro la schiena, ancora il tiro da 6:75, non realizza Rezzano. Gueye, Gialloreto gira sul blocco, c'è il fallo sanzionato al numero 7 Stanic, secondo fallo per lui. Si riparte dalla rimessa per i ragazzi di Coach Cohen. Di Carmine per Di Emidio. Gialloreto, secondo ferro non va. Il rimbalzo di Ponziani, di cattiveria, ancora Ponziani, ancora Gialloreto, ancora Ponziani. Ricicla Ponziani il tiro, 6:75 di Osman Gueye. 34esimo punto per i padroni di casa, ancora più 11 San Severo. Fallo di Edoardo Di Emidio,
secondo fallo per lui, si ripartirà con la rimessa per Sansevero. Al limite, infrazione di 5 secondi, mi avevo appena accennato, siamo al limite, infrazione di 5 secondi e adesso chiedi qui al Palatrick Alessandro Lombroni, anche se la distanza c'è, innegabile, ci crede il pubblico teatino. Di Emidio Gueye sfrutta il blocco di Ponziani, ancora Gueye, Ponziani 8 secondi, spalle a canestro, è raddoppiato, il fallo non c'è, c'è il passi di Ponziani, ancora lo stesso identico fischio del secondo quarto dall'altra parte. Stanic, ancora Scarponi, c'è il fallo di Osman Gueye. Secondo fallo per lui. Si riparte con la rimessa nelle mani di Donato. Rezzano, Stanic fino in fondo, alza la parabola, c'è il fallo di Di Emidio, terzo fallo anche per lui. Brutto questo fallo, va in lunetta Stanic, veramente una squadra che ti logora mentalmente questo Sansevero, una squadra al di là della forza, anche se Stanic sbaglia, sta provando a fare di tutto per rimettere Chieti in partita, Sansevero veramente di tutto, realizza 1 su 2 Stanic. 5:50 al termine del terzo quarto, Di Emidio scarica per Di Carmine, ancora Di Emidio, c'è il blocco di Ponziani, si va sulla L, ancora Ponziani, prende il tiro di Carmine, non riesce a realizzare. Stanic sfrutta il blocco di Rezzano, gira sul lato debole per il tiro, fu troppo facile di Donato, riporta Sansevero a più 15. Dall'altra parte c'è l'assist di Osman Gueye per Gianluca Di Carmine, che andrà a farsi un giro in lunetta per il potenziale gioco da 3 punti. Era veramente troppo brutta per essere vero, quel secondo quarto della Europovini, non riesce a realizzare Di Carmine, siamo ancora con il risultato cristallizzato sul 36-49, prende la bomba ancora di Donato, il suo 12° punto personale, 52° per Sansevero. Di Emidio si butta dentro, prende il tiro, secondo ferro non va, il rimbalzo ancora di Donato. Sul cubo dei cambi c'è Valerio Staffieri, Stanic si va ancora da Scarponi, Rezzano in post, ancora Stanic, prende il tiro. È una sentenza, Stanic. Antisportivo fischiato a Osman Gueye. Cerchiamo anche di non perdere la testa adesso in questo terzo quarto, già come avevo detto poco fa, Sansevero
in un amen riesce non solo a rientrare in partita ma anche a mettere due o tre zampate veramente di alto livello. C'è adesso anche l'antisportivo di Osman, non bisogna perdere la testa, ci sono sconfitte e sconfitte, bisogna anche imparare da partite del genere e ci sono veramente, come ho appena detto, sconfitte e sconfitte, non perdiamo la testa per favore. Si riparte da Scarponi per Stanic, ancora Scarponi, 6-75, il rimbalzo di Ponziani. Sansevero ha riportato l'intervallo a meno di 21 punti. Adesso c'è la bomba di Staffieri che timbra il 39esimo punto per l'Europovini. Riporta il risultato a meno 18. Stanic ancora al limite della palla persa, riesce con abilità Stanic a tenere palla. Poi c'è il doppio palleggio di Stanic, palla persa in attacco per la cestistica Sansevero. Ancora Gialloreto di Carmine. Gueye si butta dentro, scarica per Ponziani, troppo lungo il suggerimento dell'ala di coach Cohen, si butta dentro dall'altra parte con personalità e qualità Ruggero. C'è il primo fallo speso da capitan Poppi Gialloreto e va in lunetta Ruggero, autore al momento di 7 punti. E riporta Sansevero in vantaggio ancora di 20 punti, 59 per gli ospiti, 39 per i padroni di casa. Di Carmine ancora offensivo il triangolo, c'è il rimbalzo ancora perfezionato di Carmine nelle mani di Poppi Gialloreto che si butta dentro, alza la parabola davanti a lui il muro chiamato Rezzano. Non riesce a realizzare backdoor ancora di Sansevero, prova a imbastire l'azione offensiva, non riesce, siamo già dall'altra parte con Osman Gueye che prende il fallo di Ruggero, pardon, di Donato, il suo terzo fallo. Cambio, esce di Donato, rientra Antonelli. Per Chieti esce Usman, The Killer, Gueye, rientra Di Emidio. 2:41 al termine del terzo quarto, la cestistica Sansevero è in vantaggio di 20 punti. Qui a Chieti 59-39, il tiro aperto di Di Carmine che non va, il rimbalzo perfezionato da Ruggero e adesso si va da Stanic, il blocco di Ruggero prende il tiro, Stanic secondo ferro non va, il rimbalzo di Emidio, ancora Di Emidio, ancora Gialloreto, va nel traffico, va da Ponziani, ancora penetra e scarica, il tocco è di Scarponi, sarà rimessa per i colori di casa. Entra Milojevic per uno sconsolato Rizziero Ponziani. Di Emidio prende il tiro di Carmine, ancora un errore da 6:75.
Scarponi, Antonelli, Stanic, Antonelli ancora, Scarponi, ancora tre tiri liberi sul tiro da tre. Fallo di Diemidio, quarto fallo, allarga le braccia, sconsolato il play rosetano della Europovini. Cambio per Diemidio, rientra Osman Gueye. Il lunetto a Scarponi per il primo dei tre tiri liberi. Realizza il primo Sansevero. Realizza anche il secondo Scarponi. Ancora un percorso netto, 3 su 3, 14° punto personale. Gialloreto, Staffieri, si va da Milojevic, la stoppata di Antonelli ancora. Cerchiamo di rendere difficile a Sansevero questo finale di partita. Ancora la palla fuori, ancora salta la difesa di Chieti, si va ancora da Scarponi, step back, prende il tiro, non realizza, c'è dall'altra parte Antonelli che prende il rimbalzo e realizza, andrà in lunetta per il tiro libero supplementare. Applausi convinti e scroscianti della curva dei sostenitori di Sansevero. Vantonelli, che è stato gravato subito in questa partita di tre falli, un giocatore che conoscevamo benissimo all'inizio di questa partita, un giocatore che non aveva bisogno di presentazioni, e anche con questo handicap comunque Sansevero è riuscita a creare un solco tra l'inizio del secondo quarto e il finale di questo terzo quarto, che la vedono senza problemi, con un vantaggio veramente da grandissima squadra. C'è solo da onorarla e da tirarsi giù il cappello di fronte a questo più 25 al momento dei ragazzi di coach Salvemini. 41 per i padroni di casa, 66 per Sansevero. Ultimi 10 secondi del terzo quarto. Si va ancora da Antonelli, al limite del passi. Non è così, nello stesso avviso l'arbitro. Termina il terzo quarto, Sansevero 68, Europovini 41. Applausi scroscianti, segnano il rientro in panchina della cestistica Sansevero. Veramente, come dicevo poco prima, una squadra che se non riesce a farti segnare e ti ammazza quindi mentalmente, nei momenti clou riesce a mettere quella zampata, quel tiro di personalità, di cattiveria, che la vedono giustamente prima senza nessuna paura prendere tiri anche complicati, anche difficili, con un basket diciamo a volte anche molto semplice, di letture molto istintivo, certe volte però si affida veramente alla qualità dei suoi giocatori in più, ai vari Rezzano, ai vari Stanic, e in questo finale terzo quarto addirittura anche Antonelli, un giocatore che gravato di tre falli dà comunque la sua, e con il quintetto alto questa squadra ha creato non pochi grattacapi alla squadra di coach Cohen.
vediamo questo ultimo quarto cosa può fare questa squadra, come può reagire questa squadra a questo strapotere che sembra veramente senza limiti. Ultimo quarto, quindi la palla nelle mani di Scarponi sul Robovini 41, Sansevero 68. Piccone, Scarponi, Antonelli, Piccone ancora. Ancora Scarponi prende il tiro, 6,75. Una palla un po' buttata lì. Non va il tiro dalla lunghissima. Siamo già dall'altra parte con Capitan Poppi Gialorito che alza la parabola. È una bicicletta che va dentro. 43esimo punto per l'Europovini. Riporta Chieti a meno 25. Ancora alto basso da Scarponi, prende il tiro, realizza, due punti per lui. Di Carmine, Gialloreto ancora, si va da Staffieri che gira su Scarponi, prova ancora a imbastire un'azione offensiva, si va da Di Carmine che alla fine realizza il più facile dei tap-in per il 45esimo punto dell'Europovini. Il blocco di Antonelli per Scarponi, Piccone, ancora Antonelli prova a sporcare la palla, Gueye, scivola Scarponi, la palla è persa. Sarà rimessa per l'Europovini. Esce Scarponi, rientra col numero 21 Sodero. Gialloreto. L'uscita di Osman Gueye, c'è il blocco di Di Carmine, si butta dentro Osman. Realizza, 47esimo punto, 11esimo per Osman. 8 minuti al termine del quarto quarto qui al Palatricalle. Sandro Lombrone di Chieti, Sansevero in vantaggio di troppe lunghezze. 70 per Sansevero, 47 per i padroni di casa. Si butta dentro Piccone. 4 secondi per l'azione offensiva. Reverse di Ruggero. 72esimo punto per Sansevero che si avvicina a grandi passi verso le sue medie stagionali, quasi 80 punti di media partita. Antisportivo nel frattempo sanzionato al numero 2, scusate, 20 a Ruggero. Vai Lunetta Staffieri. Realizza il primo Valerio Staffieri. Per lui quarto punto personale.
2 su 2 per Valerio Staffieri. Rientra Stanic per la cestistica Sansevero, esce col numero 20 Ruggero. Si ridelinea il quintetto base di Sansevero, prende un tiro Capitan Poppi Gialloreto senza alcun tipo di velleità, prova a sporcare Valerio Staffieri la palla, riesce a tenere palla ancora Sansevero, piccone che gira sul blocco di Antonelli, si butta dentro, poi c'è il fallo speso da numero 16 Staffieri, quarto fallo per lui. Esce Gialloreto, rientra Remedio, rimane in campo Valerio Staffieri. Rezzano, Stanic, si va da Antonelli, ancora il blocco di Antonelli, alto basso con Stanic, riesce a recuperare, c'è l'infrazione dei 24 secondi, la palla è persa, si riparte dalla rimessa di Usman Gueye. Diemidio, la palla è sporcata da Antonelli in campo aperto, piccone alza la parabola, il rimbalzo di Gueye, ancora Gueye, c'è il blocco, va dall'altra parte, il tiro pesante di Diemidio, non riesce a realizzare, non riesce a sbloccare una situazione ai punti che al momento in questo quarto quarto comunque la vede ancora in vantaggio Chieti, 7 a 4 per i ragazzi di coach Cohen. È chiaro che la somma dei punti fa sì che Sansevero sia ancora in vantaggio, ancora infrazione di 24 secondi e fuori di sé coach Salvemini, se la prende con tutti, in particolare con Sodero, a suo avviso non troppo mobile sul gioco voluto dal doppio play di Sansevero. Si va da Ponziani che gira sul perno, realizza il 51esimo punto. Stanic, l'ultimo tocco è di Usman Gueye sulla ricezione di Sodero. Rimessa per la cestistica nelle mani di Antonelli. Stanic, il blocco viene ignorato, si va ancora da Piccone. Viene sporcata la palla, viene rubata la palla da Di Carmine, che non se la sente di arrivare fino in fondo, poi con una magia gira sul perno, elude la marcatura di Stanic e Antonelli. Time out richiesto da coach Salvemini in un piccolissimo parziale dove Chieti prova a farci vedere la differenza tra una sconfitta con gli onori è una sconfitta, una brutta sconfitta in questo quarto quarto finale, dove Sansevero ha già rimesso i remi in barca e al momento dopo i 27 punti del terzo quarto realizza solo 4 punti. Non mi sento di dire che Chieti possa provare a fare l'impresa, anche se mancherebbe potenzialmente tutto il tempo e ci sarebbe tutto il tempo per poterlo fare, ma dovrebbero succedere veramente cose che sono già state viste nel basket, sia chiaro. Non riesco a capire come una squadra con questa caratura e con questo tipo di giocatori possa buttare una partita del genere, francamente è inspiegabile. Vediamo.
ultimi 5 minuti e 20 di questo quarto quarto. La palla è nelle mani di Sansevero. Usman fino in fondo, prende, realizza. 55esimo punto della Europovini. Stanic, il fallo di Carmine, secondo fallo per lui. Quasi perso Piccone, adesso riceve Stanic, sfrutta il blocco di Antonelli, ancora Stanic alto basso, Stanic, tu Antonelli, realizza, riporta Sansevero, realizza il 74esimo punto. Gueye prova 6-75, non va il rimbalzo tapin di Carmine. Stanic prova a rubare Gueye, non riesce. Sodero, Rezzano, ancora Stanic, prende il tiro, non riesce a realizzare. Diemidio, ancora Diemidio, si va da Di Carmine che con la rovesciata realizza il 59esimo punto dell'Europovini. Rezzano, Stanic, ancora polveri bagnatissime in questo quarto quarto finale quando mancano 3:25. Di Carmine, Diemidio si butta dentro, scarica per Staffieri, prende ancora il tiro da 6:75. Di Carmine si butta dentro, prende la stoppata di Antonelli, la sua terza stoppata, 13 di valutazione, 8 punti, 4 su 6 da 2, un errore dalla linea della carità, 8 rimbalzi totali. C'è il time out richiesto da coach Cohen quando mancano 185 secondi al termine di questa ultima partita del 2018 qui al Palatricale Sandro Lombroni di Chieti, con le percentuali al tiro di Chieti che si sono anche notevolmente alzate. Chieti adesso tira quasi con il 40% dal campo, 39,7 contro il 45,3% dell'Allianz Pazienza cestistica Sansevero, che però aveva scavato un solco veramente veramente troppo troppo profondo. E già da tributare ai ragazzi di coach Cohen il fatto di non aver mollato, di essere rimasti comunque sul pezzo e di aver provato nel terzo quarto a ricucire lo svantaggio dopo quel secondo quarto scellerato e con quell'accelerazione veramente improvvisa che avrebbe spezzato le gambe a qualunque squadra. E adesso nel quarto quarto questa voglia di rimanere in partita, di stare sul pezzo, di creare questo micro parziale che comunque potrebbe non significare niente, ma dà sicuramente l'importanza e la voglia di realizzare qualcosa di importante. È chiaro, si può perdere con Sansevero, ma c'è modo e modo di perdere. Stanic, Antonelli, ancora lo scarico fuori per Di Donato, c'è Ruggero ancora sulle sue tracce, accoppiato, c'è Ponziani, Antonelli nel più classico dei mismatch, il tiro da fuori al limite dei 24 secondi, prende il tiro
Il rimbalzo sorride alle Robovini di Emidio. Ancora alto basso, ricicla il pallone, si va da Staffieri, fuori per Di Emidio. Il fallo è del numero 20, Ruggero. Terzo fallo per lui. Bonus ancora lontanissimo, due falli di squadra per parte in questo quarto finale. Gueye si butta dentro, scarica per Staffieri, prende il tiro, non va. Ancora un rimbalzo difensivo questa volta del numero 14 di Donato, Stanic ancora dietro la schiena, sfrutta il blocco di Antonelli, fuori per Di Donato, ancora fuori, ancora per il tiro da tre, questa volta non va. Ancora prende il tiro senza paura Sodero, dopo il primo errore realizza col secondo. 77esimo punto per Sansevero, si butta dentro Staffieri, Di Carmine, ancora Staffieri, 6-75, prende il tiro, non realizza. Dall'altra parte c'è Rizziero Ponziani che realizza e va in lunetta per il tiro libero supplementare, muto anche di stizza del forte centro di Coach Cohen, autore di una partita veramente complicata, solo 6 punti per lui, con 7 rimbalzi totali, 2 palle perse, un assist in 28 minuti di utilizzo. Veramente partita veramente difficile per lui. Prende il tiro Ruggero, riesce a deflettere Gueye che si butta dentro, prende l'ennesima stoppata, poi riesce Chieti ancora a tenere palla in mano. C'è il tiro di passaggio, scusate, di Carmine, rubata da Antonelli, ultimo minuto, festeggiano gli ospiti della cestistica Sansevero che volano a 26 punti. Ancora l'ennesima vittoria per una squadra che non vede tramontare il sole sul suo impero. Ha venduto cara la pelle l'Eurobovini. Ancora tanta, troppa forza e la distanza tra la squadra di coach Salvemini e quella di coach Cohen. Si fermano le squadre in campo, siamo quindi ai titoli di coda. Ricordo il finale 64 Eurobovini, 77 cestistica Sansevero. Da me Federico Candeloro è tutto, non mi resta che augurarvi una ottima fine 2018 e un miglior principio del 2019 e invitarvi alle prossime partite casalinghe dell'Eurobovini Chieti.